Un Pescara che strapazza il Frosinone, vince 3-0 e ritrova convinzione e pubblico nemmeno nei sogni più belli Marco Baroni e i tifosi biancazzurri avrebbero osato sperare. Invece è tutto vero, contro la ex capolista del campionato i biancazzurri ritrovano compattezza e convinzione, oltre a un nuovo assetto tattico, il 4-4-2, che aveva già mostrato i primi frutti a Brescia e che ha trovato nella gara dell'Adriatico Cornacchia la sua consacrazione definitiva. Un Pescara diverso dunque non solo nel gioco ma anche nella convinzione dei propri mezzi. Baroni ha la solita emergenza di formazione, di rotta Zuparic in mediana, resuscita Pesoli al centro della difesa e finalmente getta nella mischia la coppia d'attacco Maniero-Melchiorri. Si capisce da subito che il pomeriggio non è in linea con quelli vissuti fino ad oggi. Il Frosinone è squadra forte e compatta, ma il Pescara ne ha di più. Lo fa capire da subito anche se la prima palla gol arriva al 28esimo con Maniero, che viene pescato in area e riesce a concludere. La palla sfiora il bersaglio grosso. La risposta frusinate passa attraverso un tentativo di Paganini in acrobazia da dentro l'area di rigore, ma senza successo. Il Frosinone, che ha iniziato tenendo l'iniziativa, sembra spegnersi. Prova ad approfittarne Melchiorri su angolo di Politano, ma Pigliacelli e la traversa gli negano il gol. Ci si aspetta un Frosinone diverso nella ripresa, invece il Pescara che ha l'approccio giusto. 3 minuti e Maniero si fa 50 metri di campo, palla al piede e va alla conclusione che gli viene murata in angolo. Sulla battuta Pesoli di testa sembra aver trovato la via del gol, ma Pigliacelli è in vena di miracoli e devia in angolo. Ma nulla può l'estremo difensore Ciociaro 2 minuti dopo, quando Melchiorri si beve Blanchard con un movimento da campione e batte Pigliacelli con un perfetto diagonale. Il vantaggio mette le ali al Pescara, il Frosinone schiuma rabbia ma ha poca lucidità. All'11esimo Pigliacelli è costretto a mettere i pugni per respingere un tiro di Maniero che si ripete qualche secondo dopo, ma questa volta il portiere frusinate ci mette un piede. Si capisce che la partita è indirizzata dalla parte pescarese e ci pensa Maresca di Napoli a dargli il colpo di grazia concedendo un rigore al Pescara per una strattonata di Zanon su Maniero. Proteste frusinate, Maniero si dimostra cecchino implacabile dagli 11 metri e il doppio vantaggio è servito. Il Frosinone sparisce di scena, Zampano tiene sul chi va la Pigliacelli, Pesoli becca un cartellino giallo per gioco falloso, ma al 42esimo il Pescara cala il tris. Sou, da poco in campo, mostra tutta la determinazione biancazzurra nel proteggere il pallone nell'area Ciociara. Serve l'accorrente Pasquato, anche lui subentrato in corsa, e il tracciante di quest'ultimo e di quelli che non lasciano scampo. L'Adriatico torna a far festa, anche se l'espulsione di Pesoli per somma di ammonizioni ingrigisce un po' la serata, ma poco conta, il Pescara sembra aver ritrovato la retta via.